Nello scorso episodio di questa serie ci avete chiesto la configurazione da 900. Non solo, vi avevamo chiesto anche quali giochi volevate vedere per i prossimi benchmark e naturalmente vi abbiamo accontentato. Oggi vedrete il nuovo COD, Assassin's Creed Origins e Need for Speed Payback. Prima di parlare dei componenti e di andare a vedere come performa questa piccola bestia, come sempre vi invito a lasciare un like per sostenere questa serie, ad iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e che abbiamo una mail in descrizione tramite la quale potete chiederci consigli sulle varie configurazioni. Ci scrivete veramente in tanti, devo dire. L'unica cosa che vi chiediamo è di farlo nel momento in cui proprio volete acquistare il PC, perché il consiglio che possiamo darvi oggi magari non ha più senso tra 4-5 mesi, visto anche con che velocità cambiano le cose quando parliamo di componenti di PC. Ok, come sempre rapida carrellata dei componenti e poi passiamo alla parte più divertente del video, ovvero la prova in gioco. Partendo dall'esterno, il case è un Corsair Spec 04 uscito quest'anno, è abbastanza nuovo, molto carino devo dire esteticamente, soprattutto il frontale è bello accattivante. Esiste in altre due colorazioni, nero e giallo, e da poco è uscita anche la versione in vetro temperato che è davvero stupenda e costa poco di più, probabilmente vi metterò quella in descrizione. Per quanto riguarda la gestione degli spazi, dentro non offre le comodità di un case di fascia più alta ovviamente, ma per il prezzo complessivamente è uno dei case migliori a mio avviso che potete acquistare. L'alimentatore è un EVGA BQ600 da 600 watt come intuibile dal nome, è un'ottima PSU, fino a qualche giorno fa su Amazon era intorno ai 60 euro, adesso è salito di una decina di euro se non erro, quindi magari come sempre vi lasceremo altre opzioni in descrizione. A tal proposito, se non l'aveste visto, Andrea ha preparato giusto qualche giorno fa un video molto interessante a mio avviso sugli alimentatori, se volete vederlo trovate anche quello sempre qui sotto con tutti i link. La scheda madre è una B350 Gaming 3 di casa Gigabyte, e apro una piccola parentesi sulle schede madri, diciamo che il chipset B350 è parecchio sfigato ragazzi. AMD ha fatto dei processori Ryzen davvero fantastici, non si può dire lo stesso però per quanto riguarda le schede madri. Molte B350 infatti quando andiamo a fare overclock possono dare dei problemi, anche le ASRock, faccio un esempio, che sono veramente ottime motherboard, devo dire che col chipset B350 sono stati riscontrati più di un problema, anche lì dove andiamo ad aggiornare il BIOS all'ultima versione. Ma soprattutto è difficile, o meglio veramente pochi modelli con chipset B350 sono in grado di far arrivare le RAM a 3000 MHz, quindi potreste andare sul sicuro acquistando le 2666. A quella frequenza non dovreste generalmente avere problemi, è un peccato perché Ryzen va molto bene quando saliamo in frequenza con le RAM, però purtroppo se vogliamo avere delle RAM da 3000-3200 e più bisogna avere una scheda madre X370, ecco. Detto ciò, ho optato per questa gaming 3 GB perché intanto ha un'ottima scheda audio, che in ambito gaming è una cosa che non guasta mai, e poi LED laterale che vedete palesemente sulla destra fa la sua figura in questa configurazione tutta quanta rossa. In descrizione troverete 8 GB di RAM, 2x4 mi raccomando rigorosamente dual channel, perché anche qui c'è un incremento prestazionale notevole, soprattutto quando parliamo di Ryzen. Il prezzo tra le Ballistics da 2666 e le Vengeance da 3000 è veramente minimo, potreste optare per le 3000, però ve l'ho già detto, raramente le schede B350 leggeranno una frequenza così alta. Nel video, a dire il vero, ho utilizzato delle Team Group da 16 GB in versione rossa, tanto per stare in tema con la build, non c'è molta differenza tra 16 GB e 8 GB, poi vi porteremo anche un video bello approfondito sulle RAM. Comunque tenete presente che il video, i test sono stati eseguiti con 16 GB e non con 8. Come SSD, ovviamente l'SSD in una configurazione di questo budget non può mancare, abbiamo optato per un Drevo. Adesso i Drevo è chiaro che qualitativamente parlando non sono gli SSD migliori in circolazione, però quando dobbiamo fare una build budget per me ci stanno, soprattutto se lo scopo della configurazione è il gaming. Ovvio è che lì dove state comprando il PC per un utilizzo professionale sicuramente ci sono marche che offrono prestazioni migliori, il Samsung, il famosissimo ad esempio 850 Evo, ma se dovete giocare per me va più che bene, anche perché comunque le differenze rispetto a un normale hard disk sono ad ogni modo abissali. Ma arriviamo al cuore pulsante di questo PC, il processore è un Ryzen 5 1600, a mio avviso il miglior processore per rapporto qualità prezzo se volete esclusivamente giocare, probabilmente anzi uno dei migliori in assoluto per fare un po' tutto, 6 core 12 threads e veramente non vi manca nulla, in combinata con una bella AMD della XFX, un RX 580. Quando ho visto questa scheda video ragazzi ho detto no, va bene, ci devo costruire attorno una configurazione tutta quanta rossa. Esiste
sia in versione bianca con le ventole bianche che poi sono anche intercambiabili, che sia in versione rossa, quella che vedete appunto montata all'interno della configurazione. Anche questa fino a qualche giorno fa stava intorno ai 290 euro ed era un ottimo prezzo, adesso è risalita, siamo sui 300, quindi si va a scontrare con le 1060 Nvidia. Vi lascerò in descrizione anche una configurazione forse un pelino più bassa, sempre come prezzo, fatta con GTX 1060, così facciamo proprio contenti tutti. Ah sì, vabbè, gli abbiamo dato anche un tocco di classe in più per quanto riguarda soprattutto i cavi slivati. Vi lascio in descrizione il kit in questione, che tra l'altro può essere acquistato ad un prezzo onesto intorno ai 40 euro, e anche sul dissipatore abbiamo barato, perché quello è un dissipatore stock di un Ryzen 7. Occhio, perché quello del Ryzen 5 non è provvisto di LED RGB. Ma adesso è tempo di farci qualche game. Come non partire dal nuovo COD, faccio praticamente la prima partita insieme a voi ragazzi, però prima di tutto come sempre vi mostro i settaggi grafici 1920x1080 e scorrendo in basso potete vedere tutto il resto. Sono anche un po' ingarbugliati, comunque più o meno è settato tutto quanto su alto. Siamo sui 100 frame, ci abbiamo subito un nazi o quello che è davanti, anzi uno pure a sinistra. Ragazzi, gira per adesso che è una favola veramente. Ok, c'è uno qua. Due qua, bellissimo. Il pompo è fighissimo su questo gioco. Oddio, headshot, che bello il rumore dell'headshot. Scusa, nemico. Ciao. Mi volevi venire a prendere, eh? Anche tu. Anche tu. Ogni tanto cala sui 50 frame, 60 frame, ma ad ogni modo è più che giocabile, godibile. Poi potete sempre abbassare un po' i settaggi per guadagnare qualche frame. Sicuramente riuscite a farlo. Come avrete notato, sto scappando, sto cercando di scappare dalla polizia. Need for Speed Payback, anche questo è uscito da pochissimo. A costo di diventare noioso, come sempre vi faccio vedere le impostazioni grafiche. Ok, siamo in Full HD 1920x1080, qualità grafica alto. C'è anche il preset ultra, se non vado errato, sì, ma noi stiamo utilizzando quello alto. E potete notare, siamo sui 50-60, 60 fps stabili che bastano e avanzano per questa tipologia di gioco. A mio avviso ho fatto un macello. Mi ricorda troppo Need for Speed Underground 2. Ci ho giocato veramente tanto. Se anche voi siete vecchi come me, ecco, scrivetemi un commento, insomma, di supporto, mettiamolo così. Aiuto, questo mi vuole fare male. Allora, Assassin's Creed Origins, uno dei più votati nel sondaggio che abbiamo fatto lo scorso episodio. Non me lo aspettavo. Vi faccio vedere anche qui le impostazioni grafiche. E va bene, Full HD, quello oramai lo sapete. Preset molto alta, qualità grafica molto alta. C'è anche il preset massimo, però noi utilizziamo il molto alta perché ci basta e ci avanza. Vediamo se riesco... No, mi ha menato lui. A spaccare questo tizio qua, che ovviamente troverete all'inizio dell'inizio del gioco, perché io ho scaricato per la prima volta su questa configurazione da 900. Forse ce la faccio, eh? Ce l'ha fatta. Grande. Chiudiamo con Battlefield 1, che non può mancare mai, ovviamente, tra i titoli che vi mostro, diciamo, in diretta. Allora, impostazione anche qui, se non vado errato ho messo tutto su alto, sì. Poi mai come questa volta sono veramente curioso di provare BF1, perché non ci ho mai giocato con una 580 e sappiamo essere un gioco fortemente ottimizzato con AMD. E infatti gira che è una favola, ragazzi, veramente. Cioè, se state cercando una configurazione, avete questo budget e siete degli appassionati di Battlefield 1, non vi dico che è il best buy, ma siamo lì. Allora, intanto che vedrete il resto delle prove in gioco con gli altri titoli, anche qui siamo sulla decina di titoli, ragazzi, per fare questi video ci vuole tantissimo tempo, quindi veramente lasciate un like, aiutateci, commentate, fateci vedere che siete partecipi. Vi dicevo, nel mentre che appunto vedete il resto delle clip, sono intanto molto contento del fatto che stiamo salendo a livello di budget e quindi possiamo dare anche un occhio all'estetica. Infatti questa configurazione esteticamente a mio avviso è molto bellina. Ma rimanendo sul lato meramente delle performance,
forse qual è il senso di una configurazione del genere. Avete visto, ho testato tutti i titoli in Full HD, questa a mio avviso è la build perfetta se avete uno schermo, un monitor Full HD, se volete giocare in Full HD. Senza compromessi, non avete nessun tipo di problema, potete quasi maxare tutti i giochi, giocare a dettagli massimi e ragazzi veramente non avrete nessun tipo di problema, non noterete cali di frame, il gioco sarà fluido, sarete stabilmente sempre sui 60 fps. Anzi, vi lascio in descrizione due monitor, uno è un 75 Hz, tutte e due sono FreeSync, un altro è un 144 Hz, questo perché il monitor da 75 è perfetto per chi vuole utilizzare la configurazione in questione per giocare AAA di turno che vanno benissimo a 60 fps. Per chi invece sta pensando di prendere un PC del genere per giocare ad Overwatch, a CSGO, a un frame rate più elevato, vedi 144 Hz e ci riuscite tranquillamente, è buona cosa ovviamente che compriate anche un 144 Hz. Sono entrambi, ripeto, FreeSync. Poi, altra cosa molto interessante di questa configurazione è che se già aveste un monitor Full HD e domani volete passare al 2K, basta veramente in questo caso cambiare GPU e siete a posto, prendete, che ne so, una 1080, faccio un esempio per dire, e avete già in casa il PC per il 2K. È un peccato perché fino a qualche tempo fa in un budget del genere ci poteva stare anche, poteva rientrarci anche facendo un attimino un po' di sforzo, una 1070, ma purtroppo tra i prezzi delle RAM che sono raddoppiati, le schede video che causa mining non si trovano e quando si trovano veramente sono una fulmicotonata. Purtroppo con 900 euro oggi fate la build perfetta per giocare in Full HD. Bombardate di commenti veramente questo video, fateci sapere che configurazione vorreste vedere per il prossimo episodio e noi cercheremo di accontentarvi. Da Garen è tutto, ci becchiamo alla prossima. Beh. My questions need your answer, give them to me.